Cerca di essere sincera, di non mentire, di non nasconderti come hai fatto in questi giorni. Allora. Ciao a tutti, benvenuti anche oggi sul mio canale, anche oggi per un video vlog che è dedicato al grande Massimo Ranieri, vincitore del Cantagiro del 67, ed è per questo motivo, visto che sto raccontando la storia del Cantagiro del 67, che vi racconto la storia del grande Massimo Ranieri come spin-off di questa manifestazione. Ok, abbiamo già iniziato nel vlog precedente e vi ho parlato degli anni 60 e degli esordi di Massimo Ranieri, ma voglio dire, gli esordi di Massimo Ranieri e gli anni 60 sono vicini perché lui ha debuttato da giovanissimo, perciò era un garzone di un negozio e è diventato cantante in un secondo, no? Perciò diciamo che era tutto incluso in quel vlog precedente. Oggi invece vi parlo degli anni 70 di Massimo Ranieri, che sono pieni di grandissimi successi, più che altro sono pieni di film, perché mi sembra di aver capito che negli anni 70 insomma fece tante cose di film, teatrali, trasmissioni televisive, e ve le racconto proprio all'interno di questo vlog. Va bene? Perfetto, siamo prontissimi, perciò attivate la campanella, prima iscrivetevi al canale, poi attivate la campanella e mi fa piacere, così poi seguirete ogni volta che pubblico qualcosa tutte le storie che vi racconto. Oggi vi racconto la seconda parte, la seconda puntata della storia di Massimo Ranieri. Buona visione e benvenuti sul mio canale. Svegliarsi un giorno io... Nel 1970 Massimo Ranieri partecipa alla Mostra Internazionale di Musica Leggera di Venezia. Lo fa con Sogno d'Amore. A Cantagiro canterà Le Braccia dell'Amore e a Canzonissima canterà Sogno d'Amore. Ma mamma mia, amore infinito, eh! E poi canterà anche Vent'anni, però. Con cui si classifica al primo posto e che diventa, con l'aggiunta dei puntini di sospensione, il titolo del suo nuovo album. Il brano raggiunge anche il primo posto nella classifica dei 45 giri per 8 settimane. A 18 anni, e quindi nel 70, gira Metello, diretto da Mauro Bolognini, con cui esordisce nel cinema su proposta del produttore Fausto Saraceni, che tiene inizio in questo modo alla carriera di Massimo Ranieri come attore. Interpreterà poi altri film come Incontro, con la regia di Piero Schiva Zappa, accanto a Florinda Bolcan, Cerca di capirmi, con la regia di Mariano Laurenti, con Beva Loncar, Il faro in capo al mondo, per la regia di Kevin Billington, accanto a star come Kirk Douglas, Yul Brynner e Samantha Eggar, e vince il Davide Re Donatello e il premio internazionale della critica per Metello. Riceve anche il premio La Maschera d'Argento e nel film per la televisione La Sciantosa, per la regia di Alfredo Giannetti, e accanto alla grande Anna Magnani. Cioè, voleva, a 18 anni questo ha già conosciuto tutti gli attori più importanti dell'epoca. Nel 71 ritorna a Canzonissima e presenta una canzone che si intitola Adagio Veneziano, proprio sulla musica del film Anonimo Veneziano, Poi canterà Io e te, che è tema d'amore del film Metello, e infine Via del Conservatorio, brano con cui arriva in finale e si posiziona al secondo posto. Partecipa anche all'Eurovision Song Contest, rappresenta l'Italia. La canzone è L'amore è un attimo, brano di cui vengono riprodotte versioni anche in francese, in spagnolo, in tedesco, e viene pubblicato anche un album che si intitola Via del Conservatorio. L'anno dopo, reduce dell'incontro con Anna Magnani, che risveglia in lui l'anima partenopea, incide il suo primo album proprio partenopeo, dal vivo, o Surdato innamorato, con canzoni del repertorio classico napoletano, registrato dal vivo al Teatro Sistina di Roma per la regia di Vittorio De Sica e ripreso dalle telecamere della Rai. Partecipa poi a Canzonissima di nuovo con le canzoni Ti ruberei, o Surdato innamorato, e bissa poi la vittoria, e lo fa con Erba di casa mia, bellissima quella canzone lì, e l'album si chiamerà uguale. Ma è proprio vero che sono io. Chiudi fuori dalla porta le tue pene, il tuo sgomento, e poi ricordo una via, un bambino giocava. Nel 1973
Massimo Ranieri partecipa nuovamente all'Eurovision Song Contest, lo farà con una canzone che si intitola Chi sarà con te, che verrà incisa anche in spagnolo. Parte poi per una tournée negli Stati Uniti, incide una cover di Frank Sinatra, Amo ancora lei, incide album di famiglia, disco contenente brani dal 1900 al 1960, fra i quali Il nostro concerto, canzone di Umberto Bindi. Nel 1974, per la regia teatrale di Mauro Bolognini, regista al Teatro Valle di Roma uno spettacolo ripreso dalla televisione e da cui incide dal vivo un album che si chiama Napolamore. Prende parte all'ultima edizione di Canzonissima cantando brani come Immagina e Te voglio bene assai e piazzandosi al secondo posto con l'inedito Per una donna che darà il titolo al suo nuovo album. Nel 75 è protagonista di Salvo d'Acquisto, un film per la regia di Romolo Guerrieri, accanto a Enrico Maria Salerno e a Lina Pulito. È protagonista anche di un telefilm, si chiama Una città in fondo alla strada. Questo telefilm ha la regia di Mauro Severino con Marisa Merlini e Sheila Gabel. Nel 76 incide un altro album, Meditazione, con gli arrangiamenti di Eumir Deodato, che contiene brani del repertorio classico. Realizza al Teatro Valle di Roma, per la regia di Mauro Bolognini, da una poesia di Raffaele Viviani, Macchie e Culore, da cui viene tratto un disco dal vivo e uno spettacolo televisivo. Nel 77 realizza la prosa Il valzer dei cani per la regia di Giuseppe Patroni Griffi con Romolo Valli e nel 78 registra l'album dedicato all'Odissea La faccia del mare con arrangiamenti di Victor Bach. Nel 79 la volta del film La patata bollente con Renato Pozzetto e la Edwige Fenech. Nella dodicesima notte, o quel che volete, di Shakespeare è con Monica Guerritore, regia di Giorgio De Lullo. Massimo Ranieri negli anni 70 era davvero impegnatissimo, Si parla di cinema, si parla di teatro, si parla di televisioni, di canzoni, di album. Io penso che sia forse anche il decennio in cui incide molto più assiduamente album perché vince le canzonissime, si presenta con canzoni nuove. Questo lo fa mentre recita con grandi artisti del cinema italiano e internazionale, mentre partecipa a rappresentazioni teatrali, fa televisione, insomma, veramente io boh, come avrà fatto a fare tutte queste cose insieme. E fa due volte l'Eurovision Song Contest, grandissimo Massimo Ranieri. Questa era la sua storia negli anni 70. Se vi è piaciuta, vi ricordo che c'è un vlog precedente a questo, racconta praticamente gli anni 60, ecco, di Massimo Ranieri, e lo troverete, questa come quella precedente, in due playlist, quella dedicata alla storia del Cantagiro, perché lui l'ha vinto nel 67, e quella dedicata alla storia dei cantanti e dei musicisti. Quindi io vi aspetto chiaramente la prossima volta, parleremo degli anni 80 di Massimo Ranieri, non ve li perdete assolutamente. Io vi ringrazio per la visione, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Vi aspetto la prossima volta, ciao Dale!